Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale, e bentornati su Gente di un certo livello, il filosofo danese considerato padre dell'esistenzialismo Søren Kierkegaard disse: nella vita l'unica cosa certa è la morte. Per mano di Skanderbeg. Giorgio Castriota Skanderbeg fu condottiero e patriota albanese che Wikipedia mi identifica con questa foto, ma in realtà il resto di internet mi propone così: una sorta di cavaliere dello zodiaco che ha esagerato con gli anabolizzanti, la cui armatura era composta da elmo con testa a forma di capra, scudo scintillante, busto con six pack prestampato nel metallo per acchiappare ancora più figa di quella che già gli piombava addosso naturalmente, mantello per quel tocco regale che non guasta mai, il tutto completato da una pratica cintura per tenere un pugnale e una spada che avrebbe maciullato i pugni di quella fighetta. Scusate, mi sono fatto prendere. Comunque, se la sua immagine non fosse stata abbastanza per suscitarvi un minimo di curiosità, sappiate che stiamo parlando di un uomo che ha combattuto per 20 anni con i turchi e per 25 contro i turchi. Un uomo che si dice abbia ucciso con le sue mani più di 3.000 nemici, vivendo per 40 anni costantemente in guerra. E nel 1400, se non è un miracolo, poco ci manca. Un uomo la cui vita vissuta supera e di gran lunga le leggende su di esso. La storia di Giorgio però non inizia con una sexissima barba bionda menando fendenti a petto nudo, ma molto, molto prima. Nasce nel 1405 da Giovanni Castriota, principe di Kruja, un nobile albanese tra i più potenti e agguerriti. Ovviamente Giorgio è la misericordiosa italianizzazione del suo nome, che in realtà è George. Onestamente non ho la minima idea di come si pronunci un nome che finisce con una R, una G e una J. L'Albania a quei tempi era sotto la dominazione turca e Giovanni, insieme ad altri, ebbe la brillante idea di ribellarsi. Il sultano ottomano Murad II ovviamente non la prese benissimo e dopo aver sedato la rivolta andò a bussare ai cancelli di Kruja con un bigliettino con scritto: tributi o morte, metti una croce sulla tua scelta. Non dovrebbe stupirvi il fatto che Giovanni uscì con i suoi 4 figli da dare in ostaggio e la promessa di pagare una tassa annuale ai suoi padroni ottomani. Giorgio e i suoi fratelli vennero così presi dai turchi, molto probabilmente circoncisi, e spediti al campo di addestramento dove si formavano i giannizzeri, ovvero i soldati che costituivano la fanteria dell'esercito privato del sultano ottomano. E i giannizzeri erano parecchio cazzuti. Adesso non sto qui a spiegarvi i dettagli, ma comunque quello che il sultano faceva era prendere bambini dalle famiglie dell'est Europa, insegnare a loro tattiche militari e convertirle all'Islam fino a farle diventare dei fanatici religiosi combattenti, per poi rispedirli nelle loro vecchie nazioni a combattere contro i loro ex compatrioti. Ed è diabolicamente geniale. Così facendo, i turchi demolivano psicologicamente gli avversari, che si vedevano attaccati dai loro stessi figli, e in più vincevano guerre senza neanche versare il sangue di un kebabbaro. Giorgio avrebbe dovuto rimanere ad addestrarsi nei giannizzeri per 3 anni, ma dato che suo padre aveva fatto leggermente girare le palle del sultano, ci rimase per 20 anni. E i suoi fratelli furono tutti e 3 avvelenati mortalmente per ragioni e da persone che nessuno è più in grado di ricordare. Ma nonostante lo schifo di vita che lo aspettava, Giorgio non perdeva occasione per prendere a calci ogni culo che gli si presentasse davanti. Divenne presto uno dei migliori soldati della sua epoca, macinando nemici dall'Asia all'Europa. Venne fatto prima comandante di un reggimento a cavallo e poi governatore di una provincia ottomana, a cui presto se ne aggiunsero altre 8. Ma il vero colpaccio lo fece quando dimostrò tutta la sua fedeltà al sultano tagliando la testa a un mongolo e 2 persiani che avevano osato mancare di rispetto al sovrano ottomano. E lo fece nella sala del trono davanti a tutta la corte. Per questo ed altre cazzutissime azioni che non sto qui a elencare, se no vado a rubare il lavoro ad Alberto Angela, venne soprannominato Iskender Beg, soprannome che significava una cosa tipo Sir Alessandro e a cui lui teneva molto perché gli ricordava Alessandro Magno. Soprannome che poi venne albanesizzato da Iskender Bey a Skanderbeg.
Ma nonostante fosse diventato un ufficiale d'alto rango turco, con tutta la ricchezza, le donne e il potere che aveva ottenuto agitando il suo enorme spadone, mi rendo conto adesso che detta così sembra una cosa un po' più sconcia di quanto intendessi. La storia del costruire una nazione trucidando i tuoi ex connazionali non è che andava giù più di tanto a Skanderbeg. Così, durante uno scontro con l'esercito ungherese guidato dall'altrettanto cazzutissimo János Hunyadi, prese la decisione che gli cambiò per sempre la vita. Convinse 300 giannizzeri albanesi a disertare l'esercito turco, impacchettare le loro cose ed andarsene nel bel mezzo della battaglia. Marciarono fino all'Albania, fino alla fortezza di Kruja, la casa natale di Giorgio, pronti a versare fino all'ultima goccia di sangue turco pur di riconquistarla. Ma no, non fu necessario. Gli bastò presentare un foglio, ovviamente falsificato, dove diceva che lì, adesso, comandava lui. E dopo, bella, i governatori turchi se ne andarono senza mai voltarsi. Esatto, niente a sé di catapulte o manovre tipo il tedoforo del Signore degli Anelli. Riconquistò il suo regno con una firma falsificata. Epico! Adesso era tempo di muoversi però, e in fretta! Prima di tutto si riconvertì al cristianesimo e dopo cominciò una rapida riconquista di tutte le città albanesi. Entrava nelle fortezze con la solita scusa e se non ci credevano, li massacrava. Poi a quelli rimasti vivi dava due opzioni, battesimo o martirio. Nessuna delle due particolarmente allettanti per loro. Quando i governatori che se n'erano andati da Kruja tornarono dal sultano Murad II, lui ci mise un po' a capire che la firma su quel foglio non era la sua. E quando se ne rese conto non fu per niente felice. Mandò immediatamente 100.000 degli ex amici di Skanderbeg a fargli visita. E Skanderbeg aveva al massimo 15.000 uomini, ma i turchi gli avevano insegnato ottime tecniche di guerra. Ordinò di fare terra bruciata tutto intorno a Kruja e per molti chilometri, con lo scopo di lasciare senza cibo i nemici. Ed effettivamente 100.000 persone hanno bisogno di un numero esagerato di kebab per sopravvivere. La tattica funzionò e quando i turchi arrivarono a mettere sotto assedio Kruja erano affamati e debilitati. L'unica loro speranza? Le carovane di rifornimenti, che però non arrivavano. E non arrivavano perché dei 15.000 uomini di Skanderbeg 1.500 erano a proteggere la cittadella, mentre altri 13.500 a fare azioni di guerriglia e a tagliare i rifornimenti dei turchi. Alla fine gli ottomani furono costretti alla ritirata. La battaglia era vinta. Sì, la prima battaglia, perché la guerra proseguì per altri 23 anni. L'Albania era l'ultima roccaforte cristiana rimasta in una zona completamente in mano all'Islam e per questo attaccata da tutti i lati. Nelle giornate buone l'esercito di Skanderbeg era in svantaggio di solo 10 uomini a 1, ma lui li guidò praticamente in tutte le battaglie che combatterono. E con guidò non intendo seduto dietro un tavolino a dare ordini, intendo in groppa al suo cavallo a decapitare qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Inoltre aveva un enorme sostenitore dalla sua. Papa Callisto III era un grandissimo fanboy di Skanderbeg. Era convinto che avesse qualche sorta di potere magico. Come faceva a essere cristiano e vivo trovandosi dove si trovava? E per fargli sentire tutto il suo sostegno, decise di dargli un po' di supporto. Gli diede un soprannome: l'atleta di Cristo. Se, diciamo che se tutto il suo supporto era un soprannome, avrebbe potuto sbattersi almeno un pochino di più. Comunque, chi se ne frega, il soprannome figo Skanderbeg se l'era dato da solo. Dragone d'Albania. E adesso cazzo sì che si ragiona. Dopo decenni d'assalti, il sultano Murad II morì e salì al trono suo figlio Maometto II, che diede un po' di tregua agli albanesi, principalmente perché aveva in mente di conquistare Costantinopoli e poi perché non aveva sta gran voglia di morire strozzato da una barba bionda nei suoi primi giorni di regno. Skanderbeg usò questo tempo per rinforzare mura, ricostruire città ed addestrare uomini. Così, quando i turchi tornarono a rivolgergli un po' di attenzioni, era pronto a portare un po' di fede cristiana nei loro cuori
facendola passare attraverso l'acciaio della sua spada. Maometto II lanciò principalmente due grandi attacchi verso l'Albania, entrambi con lo scopo principale di assediare il castello di Skanderbeg, ed entrambi respinti con la stessa tattica che aveva sconfitto il sultano precedente. Era così abituato a respingere questi attacchi così monotoni che trovò anche il tempo di fare altro, tipo provare ad attaccare briga con Ungheria, Serbia e Venezia, sedare una rivolta istigata da suo nipote, oppure guidare un attacco alla testa di 800 cavalli attraverso il mar Adriatico per andare a rompere l'assedio di Napoli. Alla fine, convenuto che nessun'arma avrebbe mai potuto ucciderlo, ci pensò la malaria. Nel 1468, ancora nel bel mezzo della guerra, Skanderbeg morì e si dice che nel suo letto di morte il suo sguardo misurò tutti i nobili che aveva attorno, finendo per pensare che nessuno sarebbe stato in grado di succedergli. E modestia a parte, aveva ragione. L'Albania resistette per altri 11 anni prima di capitolare alla forza dei turchi, che quando entrarono a Kruja, oltre ai convenevoli come ammazzare tutti gli uomini e schiavizzare donne e bambini, disseppellirono il cadavere di Skanderbeg facendo braccialetti con le sue ossa. C'è chi dice che lo fecero perché lo odiavano talmente tanto che volevano distruggere anche il suo cadavere, mentre secondo altri lo fecero perché pensavano che portarsi dietro pezzi di un grande condottiero li avrebbe resi più forti. La verità non si saprà mai, ma entrambe le interpretazioni sono cazzute come l'uomo che le ha ispirate.